comune di Scoppito apre all'associazionismo e al volontariato e lo fa attraverso una convenzione con l'associazione Sincronia, già operante nel territorio, e con la scuola di specializzazione Atanor, i cui fondi permetteranno di cofinanziare Sincronia, che in questo modo riuscirà ad erogare servizi gratuiti. Dalla prossima settimana i servizi ottenuti chiamando il numero 0862 71 74 25 saranno dunque convenzionati con il comune di Scoppito. Un grande lavoro quello fatto dall'assessorato alle politiche sociali e del consigliere Tommaso Ciancarella, che detiene alcune deleghe. L'aumento demografico di Scoppito ha svelato alcune problematiche. In questo modo si daranno risposte ai cittadini, dice il sindaco. Si stabilisce una collaborazione con una importante realtà del territorio, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista scientifico e direi anche economico, visto la mole di lavoro che muove appunto sul territorio. E bene ha fatto l'assessore Soncini e il suo assessorato a stabilire questa convenzione, che darà comunque sul territorio una serie di servizi innovativi che andranno comunque ad aumentare la qualità della vita di questo territorio, e servizi innovativi tra l'altro particolarmente richiesti da un territorio che ha avuto una dinamica demografica particolare. L'aumento di popolazione ha portato sicuramente delle problematiche nuove, e quindi questo progetto va nella direzione di andare a incontrare quei problemi nuovi che possono esserci sul territorio. Fare sistema è la parola chiave, del resto nella rete ci sono diverse associazioni, ma anche ASL, Caritas ed altri enti. Obiettivo: non promuovere la sussidiarietà, ma farla. La coordinatrice del progetto è la dottoressa Maria Rita Cassiani. L'intenzione attualmente è quella di consolidare in maniera piena attuativa l'operatività che già è presente da diversi anni, soprattutto da parte di quelle associazioni che si fregiano di collaborazioni preziosissime e di altissimo livello, quali per esempio l'associazione Sincronia Onlus, presente qui nel territorio di Scoppito già da diversi anni e operativa ugualmente da diversi anni. Quindi l'intenzione è quella di consolidare innanzitutto la loro attività nella fase di rilievo dei bisogni, per noi essenziale. Uno sportello di consulenza psicologica è già aperto, altri si attiveranno, in particolare per il supporto alla genitorialità e per i disturbi dello sviluppo, uno per studenti universitari non residenti, orientamento e ascolto in generale per adolescenti e giovani. Sincronia all'Aquila ha già circa 150 pazienti in media. Dopo il sisma l'abuso di farmaci è aumentato, così i casi di disagio. Con associazioni del genere si combatte anche il fenomeno dell'emersione, le persone si avvicinano con consulenze gratuite e a volte la risoluzione del problema, nei casi meno gravi, può avvenire direttamente all'interno dell'associazione. Riusciamo a fornire dei servizi gratuiti per quanto riguarda la consulenza, quindi il paziente ha, lo scopo proprio del progetto è quello di facilitare l'accesso ai servizi, quindi sia collocando i servizi all'interno ad esempio delle istituzioni, in questo caso il comune, ma anche di punti di riferimento della popolazione, quindi ambulatori di base, farmacie, scuole.